Castagnaro è un comune di circa 4.500 abitanti della provincia di Verona, al confine con quella di Rovigo. Castagnaro è un paese di circa 4.500 abitanti che si trova nella bassa veronese, al confine con la provincia di Rovigo e di Padova. Nel nostro territorio si trovano due zone artigianali, una nel comune e una a Menà nella frazione. Le nostre attività sono di due generi. Il primo, per quanto riguarda le falegnamerie, le lucidature, comunque sempre legate al legno. L'altra è legata all'agricoltura. Qua le nostre aziende agricole producono per la maggior parte prodotti orticoli. Nella frazione di Menà troviamo infatti l'azienda Lipa Piantine di Tito Livio e Davide Paiato, che produce da 15 anni piante floricole da orto. Noi siamo un'azienda nata nel 94, diciamo esperienza da due giovani ragazzi di 22 anni e abbiamo iniziato con circa 100 metri quadri di serre e oggi abbiamo un ettaro o due di serre completamente riscaldate e tutto quanto. La nostra azienda produce piantine ortofloricole e ortaggi sia hobbistica che professionali. Il maggior mercato dell'orto nostro è sul professionale, presso le nostre aziende agricole produciamo piantine da orto di tutti i generi, dall'anguria allo zucchino, insomma alla zucca, tutti i generi di piantine in cubetto. E sul discorso floricolo produciamo piante annuali, non produciamo piante perenni, produciamo piante annuali, quel che riguarda tutte le annuali, diciamo, sia da balcone che da vasiere e quant'altro, e, diciamo, gerani, surfinie, tutte le annuali, begonie, fior di vetro e tutto quanto, e produciamo ciclamini nel periodo autunnale, viole, ciclamini e stelle di Natale. È una giovane azienda nata nel 1994, senza troppe pretese, ma che nel corso del tempo ha saputo costantemente crescere, incrementando la produzione e con essa l'ampliamento delle proprie strutture. Nell'anno 2008 ha inoltre conseguito un importante traguardo, ricevendo una targa premio per l'imprenditorialità giovanile, a dimostrazione dell'entusiasmo, della professionalità e della qualità espressa dall'azienda nel corso dei suoi anni. Il processo produttivo delle piantine, apparentemente semplice, si articola di diverse fasi e richiede molta cura ed attenzione durante tutto il suo sviluppo. Il primo passo è l'inserimento della torba nei contenitori alveolati di polistirolo. Fori, riempiti di terra, vengono successivamente bucati e preparati per la semina. Una volta inseriti i semi, uno per ogni foro, questi vengono ricoperti di agriperlite, un particolare minerale in grado di creare un microclima favorevole alla germinazione.
Di seguito, i contenitori alveolati vengono bagnati a spruzzo e sistemati l'uno dopo l'altro sopra dei bancali di legno. È da notare che questa prima fase, anche se totalmente meccanizzata, viene costantemente monitorata e seguita con attenzione dagli operai addetti. Dopo la prima fase di preparazione degli alveolati in polistirolo, questi vengono portati nella cella di germinazione. La cella di germinazione viene mantenuta ad una temperatura che oscilla dai 22 ai 24 gradi centigradi, con un tasso di umidità che varia dal 90 al 95% a seconda del tipo di prodotto inserito. Dopo la germinazione del seme, gli alveolati in polistirolo vengono portati fuori dalla cella e sistemati accuratamente nelle serre, dove si conclude il percorso di crescita dei piccoli germogli. L'azienda LIPA dispone oggi di diverse serre, sia per l'incremento dovuto alla costante crescita, sia per la diversità di trattamento climatico che necessita ogni tipo di piantina prodotta dall'azienda. Concluso il processo produttivo, l'azienda LIPA effettua il trasporto dei propri prodotti ai vari garden e clienti che ne fanno richiesta, con assoluta rapidità, puntualità e precisione delle consegne. Abbiamo puntato molto sulla ricerca e sulla produttività qualitativa del nostro materiale che forniamo sia per quanto riguarda nell'ambito professionale nell'orticoltura specializzata sia per quanto riguarda la floricoltura che consegniamo poi noi ai nostri garden. Il secondo punto che noi abbiamo perfezionato con i nostri, assieme ai nostri clienti e agendo in sinergia con loro è la puntualità delle consegne. È il nostro punto forza della nostra azienda assieme alla qualità del prodotto e fa sì che la nostra azienda si ponga nel mercato in un modo
in cui la concorrenza venga, diciamo, un po' sbaragliata, perché noi forniamo sia garanzia del prodotto sia una garanzia di consegna che non ha uguali nel mercato. Per quanto riguarda i nostri mercati di riferimento all'interno dell'azienda, abbiamo scisso due mercati diversi. Il primo corrisponde a un mercato professionale per l'orticoltura specializzata che segue le aziende agricole, o meglio, seguiamo il settore agricolo del nostro territorio. Questo corrisponde alla produzione di giovani piantine che i nostri clienti agricoltori vengono commissionati da noi e noi prepariamo in un arco di tempo prestabilito e consegniamo poi nelle loro aziende per loro poi produrre e portarlo al mercato fresco. L'altro settore in cui noi ci occupiamo è la floricoltura specializzata e riguarda la produzione di effettivamente fiori annuali o di ortodobistica in genere e per la produzione in largo consumo le consegne ai nostri garden, che sono i nostri clienti finali. Non facciamo produzione al dettaglio, ma facciamo produzione all'ingrosso. È importante sottolineare, infine, che il prodotto delle piantine ortofloro-vivaistiche della Lipa è conforme allo standard UNI-EN ISO 22005 del 2008 sulla rintracciabilità intraziendale delle piantine autoprodotte dalla fase di semina alla fase di consegna al cliente.